Ben ritrovati con il consueto appuntamento del Prima TG. L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, unità e coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia, ci siamo ritrovati un po' più vicini e consapevoli di appartenere ad una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e rinnovarsi. Questo è quanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Intanto le nuove chiusure sono scattate, sale il pressing dei partiti perché arrivi entro la settimana il decreto sostegni, la prima manovra del governo Draghi che dovrà distribuire 32 miliardi di nuovi aiuti alle imprese, lavoratori e famiglie. L'impianto generale del decreto è definito, ma manca ancora la sintesi politica. Un vertice di maggioranza con il Premier, forse già nel pomeriggio di oggi, e un successivo incontro con i capigruppo dei ministri D'Incà e Franco, in costante contatto proprio con Draghi, che dovrebbero servire a tirare le fila di un testo complesso, ma che di fatto ricalcherà le misure messe in campo nel primo anno di pandemia per arginare i danni economici del virus. Il provvedimento quindi dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro venerdì. Saranno i medici supportati da specifiche equip a somministrare il vaccino anti-Covid in tutte le farmacie d'Italia. La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Il sistema delle somministrazioni in alcune farmacie sarà integrato nelle reti esistenti all'interno delle varie regioni e dagli stessi farmacisti che saranno informati dalle ASL. Su questi aspetti è in corso il coordinamento del flusso di informazione con le regioni da parte della struttura commissariale per l'emergenza Covid. Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi, uno per favorire gli impegni delle farmacie e gli infermieri nella campagna di vaccinazione e per favorirne l'accelerazione. Lo ha dichiarato e confermato il Ministro alla Salute Roberto Speranza in audizione alle commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato. Tra le opzioni previste per la riduzione di eventuali ritardi del cronoprogramma delle inoculazioni in Italia, dovuto in queste ore alla sospensione di AstraZeneca in via precauzionale, c'è anche ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni. A quanto si apprende, quindi, la riprogrammazione delle prenotazioni prevede l'allungamento, almeno temporaneo, degli orari quotidiani per i turni di somministrazione e, in alcuni casi, l'estensione all'inoculazione a sabato e domenica, anche laddove non fosse già prevista e a seconda del tipo di struttura organizzativa delle varie regioni. Ma ascoltiamo il punto di Rezza della cabina di regia. In Italia sono state finora somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino, con un numero estremamente limitato di reazioni avverse gravi riportate ai nostri sistemi di sorveglianza. Insieme ad altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, si è deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. Intanto l'EMA, l'Agenzia Regolatoria Europea, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione. Coloro che hanno ricevuto la prima dose, confidiamo possano ricevere la seconda nei tempi previsti. Tornano sopra i 20.000, precisamente 20.396 positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Nella giornata precedente i casi individuati erano stati 15.267. Sono anche 502 le vittime in un giorno, ieri erano 354, per un totale dall'inizio pandemia di 103.001. Il tasso di positività al 5,5% e si registra il record di ingressi in terapia intensiva con 319 nuove unità. Tale raccomandazioni contenute in un rapporto redatto dal Ministero della Salute, che con l'evolversi e il dilagare delle varianti del virus Covid si forniscono così nuove norme per la prevenzione e il contenimento. A partire dall'aumento del distanziamento fisico a 2 metri quando possibile e l'utilizzo di test multigeni per identificare le mutazioni, oltre che alla quarantena per i vaccinati se contatto stretto e a prescindere se con una o due dosi. In tal caso, infatti, una persona al momento della vaccinazione chiarisce inoltre il rapporto, potrebbe essersi già infettata con Covid e trovarsi senza saperlo in fase di incubazione.
Divulgato come di consueto nel pomeriggio di ieri anche dall'unità di crisi regionale il bollettino in Campania. I positivi sono 2.656, di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1.499 e sintomatici 691. I tamponi del giorno sono 22.456, di cui 4.538 antigenici, per un totale positivi di 308.101 ed un totale tamponi di 3.286.183. I deceduti sono 65, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata precedente, per un totale di 4.784. I guariti invece sono 1.564, per un totale di 205.244. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 165. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.560. L'unità di crisi regionale della Campania, riunitasi per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del piano vaccini, comunica che ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico e il 95% del personale sanitario. Attualmente in corso e sarà intensificata la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e ultrasettantenni. Parallelamente è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili, come da protocollo ministeriale, con vaccino Pfizer. Per la settimana prossima invece è stato annunciato dal commissariato di governo l'invio in Campania di un quantitativo maggiore di dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il numero di vaccini. Per AstraZeneca invece la Campania, come le altre regioni italiane, è in attesa del nuovo via libera alla somministrazione a livello governativo. In relazione alla vaccinazione delle categorie fragili, che coinvolge, come d'accordo delle parti, peraltro approvato proprio oggi secondo procedura anche dalla giunta regionale, l'unità di crisi ha aggiornato il piano vaccinale che sarà pubblicato sul sito istituzionale, nel quale viene confermata e integrata anche la procedura di adesione che riguarda tali categorie. È previsto inoltre che medici di medicina generale individuino tra i loro assistiti coloro che appartengano proprio alla categoria di elevata fragilità, registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo status. Si conferma altresì che da oggi sarà aperta, come già comunicato, la piattaforma per l'inserimento proprio da parte dei medici di medicina generale delle adesioni dei pazienti alle categorie fragili. Restiamo ancora sul Covid. È stata scoperta a Napoli una mutazione speciale del Covid in una donna della provincia di Novara. A renderlo noto il professor Francesco Broccolo, virologo dell'Università di Studi Milano Bicocca, che ha dichiarato: questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più 4 mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare, ha precisato, assicurando che la paziente sta bene ma in quarantena, il marito invece è negativo. Questi sono elementi interessanti e rassicuranti che vanno ribaditi. Il sequenziamento del caso speciale ha evidenziato infatti una mutazione rarissima, descritta solo in pochissimi campioni, meno di 20 nel mondo, e una volta solo in Veneto. Delle 4 mutazioni, 2 agiscono sulla proteina spike che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule e che è anche il principale bersaglio dei vaccini. Queste peculiarità, prosegue, ci dicono che la mutazione potrebbe essere immunodominante e potrebbe cambiare così l'efficienza dei vaccini, ma è ancora tutto da vedere. E certo conclude che questa mutazione è degna di nota. Cambiamo argomento. È stato eseguito questa mattina un sequestro per le disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro alla Marat Football Management, società del noto procuratore sportivo Mario Giuffredi. In totale sono 6 le persone indagate dalla Procura di Napoli per dichiarazione fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La ditta cura gli interessi sportivi e l'immagine di numerosi calciatori professionisti di Serie A, tra cui figurano i difensori El Sadi Sai, Mario Rui Di Lorenzo del Napoli, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretù della Roma e l'attaccante della Salernitana Gennaro Tutino, nessuno dei quali ovviamente è coinvolto nell'inchiesta.
Leggermente in anticipo ieri pomeriggio il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico anche in terra di lavoro con i dati forniti come di consueto dall'ASL di Caserta. E l'ultimo report di ieri si certificano 329 nuovi positivi a fronte di 2.478 tamponi processati per un tasso di incidenza che resta alto al 13,27%. Si evidenziano 163 guariti e purtroppo altre 10 vittime. Nel saldo complessivo aumento di 156 positivi su tutto il territorio. Caserta resta in cima per numero di casi attivi attualmente con 599 attuali positivi, seguita da Maddaloni con 497 e da Aversa con 343 attualmente positivi. I carabinieri di Alta Villa Erpina hanno denunciato ieri una cinquantenne della provincia di Caserta accusata di aver commesso il reato di truffa. La vittima si è letteralmente vista svuotare il conto corrente con un messaggio SMS. Come riportano gli inquirenti, la persona truffata ha disconosciuto alcune operazioni effettuate a favore dell'attore del reato, che era riuscita ad ottenere l'accesso alle credenziali, persino della banca, a far partire un bonifico a proprio favore. Gli agenti hanno fermato subito il pagamento e proceduto alla denuncia. Cambiamo ancora una volta argomento. Giornate importanti per la città di Aversa, come dichiara il sindaco Alfonso Golia. Due eventi importanti infatti ieri per la città: la riapertura della chiesa di Sant'Antonio al Seggio e la piantumazione di essenze e alberi al Parco Pozzi. Ogni sera, dichiara il primo cittadino, torna a casa arricchito di nuove conoscenze culturali, tecniche e soprattutto umane. Sono felice. Ci sono serate come queste in cui, nonostante le preoccupazioni e il tempo che viviamo ci impone, sono particolarmente sereno. A me basta poco, soprattutto quando rientro, consapevole di aver dato il massimo per la mia città. Fare il sindaco un dono, un grande dono con tante responsabilità. Per questo non smetterò mai di ringraziare ognuno di voi che, nonostante i mille problemi ancora da risolvere nella nostra terra, non smette mai di farmi arrivare il proprio calore, la vicinanza, la giusta e puntuale critica. Sono felice perché sono il sindaco di un grande popolo, sincero, forte, unito e capace di rialzarsi ogni volta dalle difficoltà, e sono orgoglioso dei miei cittadini. Cambiamo argomento e parliamo di sport. L'ambiente Napoli ha risollevato l'umore dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan. Nella partita contro la Roma di domenica all'Olimpico potrebbe essere un'ulteriore svolta per agguantare l'obiettivo Champions. Oltre all'umore, anche le dinamiche interne sono mutate. De Laurentiis e Gattuso infatti hanno ritrovato la serenità per il bene della squadra, pronta a raggiungere l'obiettivo comune dell'Europa. Però a giugno le strade si separeranno. Domenica all'Olimpico infatti ci sarà un'altra sfida da chiave per la corsa Champions. Gli azzurri ci vogliono arrivare al meglio e sperano di recuperare più uomini possibili. Il Napoli infatti ha avuto a disposizione due giorni di riposo dopo la vittoria con i rossoneri, ma c'è chi sta facendo gli straordinari. Infatti Manolas e Lozano hanno lavorato anche ieri a Castelvolturno per provare a recuperare il tempo perduto. Inoltre Gattuso dovrà fare a meno di Di Lorenzo squalificato, mentre oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti. Parliamo anche di Serie C, Girone C, prova importante per la casertana che oggi pomeriggio alle 15 farà visita al Bari per il turno infrasettimanale. Una sfida delicata anche per l'emergenza tra difesa e centrocampo che dovrà affrontare mister Guidi. Out gli squalificati Buschiazzo e Polito, gli infortunati del Grosso, Castaldo, Izzillo, Icardi, Zicovic, Bordin, Matarese e Konaté. Proprio a presentare la gara alla vigilia e mister Guidi, ascoltiamolo. Noi dobbiamo prendere questa partita per cercare di fare una prestazione buona, cercando di chiunque calciatore giocherà deve prenderla come un'opportunità per far vedere le proprie qualità, perché davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che ha ambizione di categoria superiore, giocatori espertissimi, di grande talento, esperta, quindi sappiamo che dobbiamo scalare una montagna altissima. Sarà una partita complicatissima, ci sarà da soffrire, ma detto questo noi cercheremo di mettere in campo tutte quelle che sono le nostre armi, sperando di riuscire a fare, mi ripeto, una prestazione buona. La vittima sacrificale noi non la vogliamo fare mai. Chiaramente cercheremo di limitare gli errori, perché basta un dettaglio che con il Bari, vista la qualità specialmente dei giocatori davanti, rischi di pagarlo a caro prezzo. Quindi servirà grande attenzione,
servirà grande spirito di sacrificio e soprattutto tanta personalità e coraggio, perché saremo una squadra estremamente giovane in campo. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima alle ore 21. Buona giornata.